Atletica, Paglio della Quercia a Rovereto. Serata di grande atletica. A Zagabria, personaggi illustri del panorama mondiale, a Rovereto la 53esima edizione del Paglio della Quercia, meeting che ogni anno riserva ottimi riscontri e spettacolo gradevole. Una tappa italiana che resiste alle difficoltà economiche e richiama protagonisti di primo piano pronti a cimentarsi su una pista da sempre molto veloce. I 100 sono una delle attrazioni principali, data la presenza del giamaicano Julian Forte. 24 anni, 991 di personale, firmato di recente a Berlino. Un successo rotondo, ai danni di Guliev, il campione mondiale dei 200. Forte punta a confermarsi sotto i 10 netti e perché no a ritoccare il suo limite. Rovereto, chance di riscatto per un'atletica tricolore respinta dalla rassegna londinese. Caravelli e soprattutto Pedroso sfidano Tracei e Russell nei 400 HS, la Magnani, prima di delineare il futuro, si cimenta nei 3000. Da seguire, nell'alto, la giovane Furlani, in pedana con l'ucraina Levchenko, protagonista in terra britannica, argento ai piedi dell'inarrivabile Lasit Skene. Sul giro di pista, Kigboluei spacca, l'ostacolo è ancora una volta giamaicano, con S. Jackson e McPherson. Negli 800, la St. Just incrocia lo sguardo con la Nyon Saba, in Germania terza nei 600 con record del mondo della Semenya. Bowie può far bene nei 5000. L'Eterna Bane apre la serata nel giavellotto, negli 800 fari sull'americano Sovinsky e sul bosniaco Tuka. Nel disco, Finlay, il fenomenale Canter, ancora competitivo, e diversi azzurri. Facei e Levi dei 100 D, Aceti e Lorenzi provano a reggere l'urto nei 400 al maschile, dove manca Re, reduce dalle Universiadi di Taipei. Il meeting è in diretta dalle 20:30 su Rai Sport, su Babel Italia, al termine, il racconto della serata.